un corpo a corpo con la parola di Dio, un incontro per mettere l'anima a spalle al muro e lasciarla spogliata di ogni reticenza davanti alle domande che il Vangelo pone e alle risposte che non ci sono se non quelle che ognuno sente di dare personalmente. È questo che ha voluto proporre padre Hermes Ronchi, il religioso dei Servi di Maria che ha predicato gli esercizi spirituali a Papa Francesco e alla Curia Romana dal pomeriggio del 6 alla mattina dell'11 marzo nella casa di Divin Maestro di Ariccia. Gesù, ha affermato padre Ronchi in una delle sue meditazioni, non cerca definizioni ma coinvolgimenti, e in questo sta l'idea di fondo che ha ispirato la sua riflessione. La madre di tutte le domande di Gesù ha detto, in fondo è una: che cosa ti è successo quando mi hai incontrato? Non me la sentivo di proporre riflessioni sistematiche, teoretiche, complete, fondate dal punto di vista strutturale, teologico. Allora ho detto, ma perché non faccio le domande che Gesù faceva? Ne ha fatte oltre 200 nei Vangeli. E che significa? Che era un suo modo di comunicare, che vuol dire che le usava come strumento privilegiato. Allora mi sono detto, andiamo alle domande che poi ti hanno quel valore di metterti nudo, cioè tocca a te rispondere, non hanno la risposta in sé. Devi dare il tuo contributo, devi dare la tua parte di vita a loro. Voi chi dite che io sia? Lo stile della predicazione è stato caldo, da cuore a cuore. Le scene del Vangelo hanno ripreso vita per rimettere la Chiesa di fronte alla sua autenticità, come l'essere una madre di misericordia, con lo sguardo non giudicante, includente, che Gesù riserva alla donna peccatrice, a differenza di Simone che la giudica perché fa del peccato e non del perdono l'asse portante della religione. Essere una Chiesa non attaccata ai suoi 5 pani e 2 pesci, come fa il mondo, perché, ha sostenuto padre Ronchi, il miracolo non sta tanto nella moltiplicazione dei beni, ma nella loro condivisione. Con la trasparenza detto si è veri e quando sei vero sei anche libero. E questo è molto bello, sentire che come singolo, ma anche come Chiesa, anche come fede, noi apparteniamo ad un sistema aperto, in divenire, nel quale io compio dei passi e con me tiro avanti la comunità. Insistita anche l'esortazione di padre Ronchi a predicare il cristianesimo della gioia e non della paura, a ricordare che la misericordia non è mai a distanza, perché ogni volta che Gesù si commuove davanti a una persona, la tocca. Immediata l'assonanza delle meditazioni con tanti temi cari a Papa Francesco, sempre teso a semplificare apparati e apparenze. Leggendo in particolare l'Evangelii Gaudium, che per me è straordinaria, poi vedendo i gesti di Francesco si capisce qual è l'animo che lo regge, qual è la molla che lo spinge. E allora io sento di essere in empatia, in sintonia, in partecipazione, e io dico, do il mio piccolo contributo anch'io a questa strada nuova della Chiesa, cerco di dare il mio contributo, e su questo anche ho avuto appunto i ringraziamenti proprio anche di Papa Francesco, che ha detto grazie perché ha riacceso qualcosa. Quindi la sintonia sì c'è, ringraziamo il Signore.